Eilanto. Eila, sono Antonio e riconosco gli oggetti. Te la riconosci? Lei è mia sorella Giulia e la settimana scorsa si è laureata. Piccolo riassunto della settimana. La proclamo dottoressa magistrale in economia aziendale e management. Settimana impegnativa, ma torniamo al video che ci ha mandato. Cominciamo. Giulia si trova in una sciccosa pasticceria di Bagnolo, una tra le più avanguardistiche della bassa bresciana. Avete notato qualcosa di particolare? Mi sono trasferito a Milano. Continuando a parlare di Sirani, la pasticceria di prima, attentissima ai dettagli e totalmente inserita nel design contemporaneo. Presenta colazioni e brunch su vassoi disegnati da Gaetano Pesce, appositamente disegnati per loro. Fondamentalmente fa oggetti in resina con un carattere tutto particolare, come questo vaso. Beh, finalmente sono arrivato a Milano che riesco a farvi vedere gli oggetti dal vivo. Spieghiamoci meglio. Per creare questo tipo di oggetti usa una procedura standard, cioè uno stampo. Ma la cosa che li rende unici è che sono fatti con una tecnica squisitamente a mano che li rende uno diverso dall'altro. Questi vasi, come il vassoio di Giulia, la forma di dichiara il modo con cui sono fatti. Si vedono ancora le colature, che sono morbidosi. E per capire meglio che Gaetano Pesce, vi porto nel Tempio del Design Milanese, la Triennale. Andiamo nel giardino dove sono presenti dei cimeli storici, possiamo trovare i cardini del design milanese. Ed eccola qui. E come annunciato da prima, siamo nel giardino dove si possono trovare tutte delle versioni particolari. Qui possiamo vedere una versione, anche se in bronzo e dura, non ti passa la voglia di sederti. Wow. Se ti è piaciuto lascia un like e accendi la campanella. Se vuoi anche tu essere inserito in una design story, mandami un video. L'importante è che all'inizio mi dici Ila. Un piccolo appunto prima di lasciarci. La sedia di prima, quella morbidosa, è stata la sedia di James Bond.